Ci sono due tipi di giornalismo che vengono spesso confusi. Uno è il giornalismo investigativo, quello che fa report, che non è la cronaca giudiziaria di indagini o di processi. Il giornalista scopre da solo delle cose che possono poi avere delle ripercussioni nel caso in cui i giudici ritengano che lì ci sono delle notizie di reato, allora poi prendono loro dal lavoro del giornalista e fanno le indagini, oppure possono essere delle cose che non hanno nessuna rilevanza penale, conflitti di interessi, scandali di tipo non previsto dal codice penale, però noi giornalisti mica ci dobbiamo interessare soltanto di vicende penalmente rilevanti, ci sono un sacco di vicende non penalmente rilevanti che sono interessanti che è interessante raccontare. Vi faccio un esempio. Se un politico va a cena tutte le sere con un boss mafioso, non è mica reato. Bisogna dimostrare che poi si attiva a favore di quel boss mafioso, altrimenti un politico può andare tutte le sere a cena con un mafioso e non commettere mai un reato. Domanda a voi elettori, a noi elettori, interessa sapere se un politico va a cena con un mafioso, sì o no? Io direi di sì, perché secondo me, anche se non è reato, un politico, un mafioso non lo deve frequentare mai. Se c'è un giornalista investigativo che tampina il mafioso o il politico e scopre che vanno a cena e lo scrive, il magistrato non se ne occuperà perché non è un reato, ma è giusto che il giornalista avverta l'opinione pubblica. Guardate che c'è quel politico che magari poi va in televisione a parlare contro la mafia, che tutte le sere va a cena con un mafioso. Vi piace? Non vi piace? Decidete quando andate alle urne se votare per lui o votare per un altro. Poi c'è il giornalismo giudiziario, che è la cronaca giudiziaria. Ci sono dei giornalisti che tutte le mattine vanno in procura, in tribunale a vedere quello che succede, i processi, le indagini, eccetera. E cercano di procurarsi le notizie da tutte le fonti possibili e immaginabili: gli avvocati, le parti civili, i magistrati, i cancellieri, i segretari, eccetera. Se hanno la fortuna di trovare notizie, scrivono. L'importante è che siano vere. Questo è importante perché è passata l'idea che se una notizia non è penalmente rilevante non bisogna saperla. Attenzione. Proprio ieri è successo che a Palermo hanno arrestato un ristoratore di un certo livello che aveva dei clienti molto importanti, tra i quali c'era un politico, Gianfranco Micichè, che andava a rifornirsi non di cibo, ma di cocaina con l'auto blu con il lampeggiante. È un reato? No. Potrebbe essere un peculato, ma non si porta più. I magistrati hanno deciso che non è reato, e infatti Micichè non è indagato. Domanda: è interessante per i cittadini elettori sapere se un politico è stato beccato a rifornirsi di droga? Secondo me sì. Perché? Perché se ti rifornisci di droga, frequenti gente poco raccomandabile e puoi essere ricattabile. Adesso vi ho fatto il caso di uno di Forza Italia, ma anni fa, qua vicino alla regione, c'era un presidente del PD che si chiamava Piero Marrazzo, che fu beccato in un festino con dei trans e con della cocaina. Anche lì andava con l'auto blu. È un reato? No. Né andare a trans né consumare cocaina. Era giusto che i giornali ne parlassero come ne parlarono? Certo che era giusto. Vi pare possibile mai che il presidente della regione del Lazio possa essere ricattabile dai trans che frequenta, dai trans che abitano negli appartamenti intorno? Era via Gradoli. E dagli pusher che gli portano la droga? Assolutamente no. Non è reato, ma è una notizia importantissima che noi abbiamo il dovere di raccontare all'opinione pubblica e che l'opinione pubblica ha il sacrosanto diritto di conoscere. Che cosa succederà con questa riforma, chiamiamola così, io le chiamo le schiforme, le chiamavo così già quando le faceva Renzi, quando le faceva Mastella, quindi non ho problemi. A me non interessa chi le fa. Guardate, io sono maoista da questo punto di vista. Mao diceva: non mi interessa se il gatto è nero, grigio, verde, rosso, bianco, l'importante è che prenda i topi. Questo
Mi preoccupo, e parlo di schiforme, quando si fa in modo che i topi non vengano presi. Allora, che cosa succederà nei due casi che vi ho fatto con questa schiforma o riforma? Che noi giornalisti non potremo più scrivere di quelle terze persone che sono coinvolte in un'indagine, ma non essendo indagate, non devono essere citate dai giornali. Quindi oggi non avremmo potuto scrivere che Michiché andava con l'auto blu e lampeggiante a prendere la roba dal pusher. E all'epoca non avremmo potuto scrivere che il presidente della regione Lazio faceva festini trans con droga rendendosi ricattabile. Domanda: siamo più liberi e più informati con questa riforma o meno? Secondo me meno. Io, a me poi non cambia niente, perché io ho già scritto che farò obiezione di coscienza nei confronti di questa norma. Perché obiezione di coscienza? Intanto perché ho una coscienza, e ho una coscienza professionale, e io ho deciso di diventare giornalista per raccontare alla gente le cose che la gente non sa e ha il diritto di sapere, e che di solito il potere cerca di nascondere, perché per sapere le cose che il potere vuole farci sapere bastano gli uffici stampa, i comunicati stampa e le conferenze stampa. Noi dobbiamo andare a cercare quello che ci vogliono nascondere. Perché? Perché siamo molto più informati e quindi molto più liberi se sappiamo che cosa c'è dietro. Con questa norma ce lo vogliono impedire. Io parlo per me e per il mio giornale, io non osserverò questa legge, farò obiezione di coscienza. Poi non è che mi lamento se mi indagano per averla violata, La violerò, mi farò indagare per averla violata, e i tribunali o nazionali o le corti internazionali, dato che abbiamo una Costituzione, articolo 21, e abbiamo una Convenzione internazionale per i diritti dell'uomo, troveranno il modo di fare a pezzi questa legge che è incostituzionale e contraria alle norme europee sulla libertà di informazione. Non è che sto delirando. Qualche anno fa in Francia, due giornalisti si sono procurati, grazie a loro fonti nei servizi segreti, i dossier che il presidente socialista Mitterrand aveva raccolto su suoi oppositori, utilizzando abusivamente i servizi segreti. Erano segreti di Stato. Il segreto di Stato è molto più segreto del segreto investigativo che verrebbe violato da un giornale che pubblica cose che non deve pubblicare. Hanno fatto un libro, si intitola Les oreilles du président, le orecchie del presidente spione. L'hanno condannati per quel libro per avere violato il segreto di Stato. Si sono rivolti alla Corte di Strasburgo, e la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato francese per avere condannato i giornalisti che avevano fatto il loro sacrosanto dovere di informare i cittadini che il loro presidente era una spia. E hanno stabilito che nemmeno il segreto di Stato può impedire a un giornalista di fare il suo mestiere, cioè di svelare i segreti del potere al servizio dei cittadini. Il diritto dei cittadini a essere informati e il dovere dei giornalisti a informarli prevale su tutti i segreti. Figuratevi il segretuccio di Nordio, pure il segreto di Stato della Repubblica Francese.